Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Auguri di buon Natale, di un buon Natale di pace, e quella pace che è venuta a portare Gesù, anche se il mondo testimonia in maniera diversa. È venuto il Re della pace, ma non si vive la pace. Una domanda che un teologo protestante, Dietrich Bonhoeffer, si poneva. Soltanto dove non si lascia che Gesù domini, dove regna incontrastata l'ostinazione, la caparbietà, l'odio, la concupiscenza, non può esservi la pace. Non è mediante la violenza che Gesù vuole erigere il suo regno di pace. Auguri a tutti, a chi fa fatica, a chi vive difficoltà, a chi vive momenti di privazione, momenti di assenza, di qualche caro. Di un buon Natale di pace, perché in questo tempo dove noi contempliamo Gesù bambino, Gesù che diventa uomo, che annuncia un nuovo modo di relazionarsi a Dio e di vivere nel mondo che muore e risorge per noi, questo è il Gesù che noi vogliamo venerare e vogliamo imitare. Ma quale parte recitiamo noi nella nostra vita? Ecco che concludo sempre con le stesse parole di Bonhoeffer. Noi andiamo e guardiamo e contempliamo il Cristo bambino che è nella mangiatoia, che rimanda a mani vuote i grandi e i potenti e che rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili, stende il suo braccio potente sui superbi e i forti, eleva ciò che è basso, magnificando e glorificando nella sua misericordia. E questo è l'augurio che rivolgo a ciascuno di voi, perché questo Natale in cui noi nuovamente vogliamo rinnovare lo sguardo, purificare i nostri cuori e lasciare che si avvicini il Dio della pace, siamo chiamati a convertire il nostro sguardo e in adorazione, in silenzio, inginocchiarci davanti a colui che è il vero Re della nostra vita.